Allea è insieme con noi il promotore di questa impresa che quest'anno si farà a Roma. Allora Alessandro. Una piccolissima cronistoria di questo evento. Con Paolo Colli Franzone, fu Paolo Colli Franzone che un giorno mi chiamò dicendo: ma tu che fai il Festival dell'Energia? Senti, ma facciamo una cosa, ma ti va di rendere pop assieme la salute o comunque l'innovazione in salute, eccetera, eccetera? Ci facciamo una cena e ci immaginammo una cosa di questo genere. Quindi nacque Salute da questa idea, cioè rendere in qualche maniera pop, quindi pop nell'accezione più nobile del termine, quindi nell'accezione di popolare, il settore della salute e soprattutto tutto ciò che si fa e non magari si comunica efficacemente nell'innovazione per la salute. Ed è così nato il primo anno con la LUIS dentro il campus della LUIS. Insomma, fu un bellissimo esperimento perché già ottenne parecchio successo con un grandissimo interessamento da parte del Ministero della Salute. La cosa che è particolarmente riuscita è che abbiamo cominciato a far dialogare dei sistemi che non dialogavano molto, tutta l'impresa, chiamiamola digital per completezza, e quindi molte delle imprese che sono anche qua, parliamo di Accenture, parliamo di Microsoft, parliamo di IBM, eccetera, 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 le case farmaceutiche, e quindi parliamo di, insomma, vedrete l'elenco dei sostenitori di chi ha partecipato, e tutti gli attori del sistema che ruotano intorno, da Confindustria Digitale, Federpharma, Farmindustria, eccetera, eccetera, eccetera. Creare un grande sistema che aggregasse sistemi, imprese e istituzioni che magari non dialogavano molto tra di loro e soprattutto non comunicavano probabilmente efficacemente verso l'esterno qual è il futuro della sanità. La nostra parte in più è quello di comunicare efficacemente, quindi rendere molto visibile quelli che sono i messaggi, le istanze delle imprese, dei sistemi, eccetera, eccetera, sul tema dell'innovazione in salute. Ciò che avverrà in quelle giornate avrà una grandissima divulgazione, una grandissima visibilità all'esterno.